Sono Francesco Ormando e sono un giovane fotografo romano specializzato nel ritratto. Allora, oggi siamo con le studentesse dell'IFCI e stiamo realizzando uno shooting celebrity, o questo è l'intento. Diciamo che l'obiettivo oggi è soprattutto un'esperienza didattica che permette ai ragazzi di interfacciarsi con il mondo degli attori, delle attrici, quindi vedere qual è la differenza sul campo tra il lavorare con una modella o un modello d'agenzia oppure lavorare con un attore. Quando si scatta un personaggio famoso, comunque ci sono mille difficoltà. La prima su tutte potrebbe essere il tempo, quindi non avere tempo a disposizione o non poter monitorare il lavoro come invece possiamo fare quando c'è il lavoro con un modello o una modella che magari è più rodato. Quindi quando si scatta un personaggio famoso, un personaggio che ha un respiro pubblico, diciamo che la quota di difficoltà aumenta perché potrebbe esserci meno tempo e in quel poco tempo bisogna cercare di fare qualcosa che risponda al proprio gusto, sì, senza superare o modellare troppo la persona che abbiamo davanti. Quindi diciamo che il focus di oggi era quello di creare una relazione con gli attori, la cosa fondamentale di questo lavoro. Le ragazze sono state molto brave e hanno gestito varie difficoltà. Le difficoltà ci stanno sempre, anche quando si fa una prova. Nel caso di oggi la nostra difficoltà poteva essere il meteo, per il momento siamo ancora asciutti, però ce la stanno facendo. Oggi è la seconda giornata, nella prima giornata di incontro con me c'è stata una parte conoscitiva. Io ho raccontato il mio modo di lavorare, ho dato dei cenni della mia biografia, dei miei inizi, del perché ho deciso di fare questa carriera e anche consigli sul come andare avanti, quindi sul resistere. E la giornata di domani invece sarà una giornata di editing, quindi le ragazze vedranno come affronto io il flusso di lavoro e il mio obiettivo sarà quello anche di vedere quando fare arte, quindi quando dedicare tempo al lavoro e quando invece, appunto, se le tempistiche non lo permettono, fare un buon lavoro senza per forza dover lasciare una firma autoriale.